2 o 3 settimane. E questo è il tempo che dovrebbe impiegare la Commissione europea per comunicare l'orientamento circa il dossier presentato alla Campania in relazione all'emergenza rifiuti. E quanto ha riferito il portavoce del commissario UE all'ambiente, aggiungendo che si tratta di un documento complicato che comporta anche l'ausilio di esperti ed è quindi ancora allo studio della Commissione. E intanto sono entrati in azione a Napoli gli uomini del genio civile della Brigata Garibaldi di Stanza a Caserta, all'opera per ripulire la città da rifiuti, a cominciare da via Ferrante Imparato, nella zona di Gianturco, periferia est di Napoli, dove si avverte una puzza nauseabonda. 18 uomini e 6 mezzi, una pala meccanica e prima di avviare la raccolta la bonifica, secondo una procedura standardizzata. Ogni mezzo può contenere tra le 4 e le 5 tonnellate e in giornata si arriveranno a raccogliere circa 30 tonnellate. Contemporaneamente, fa sapere il tenente colonnello Vincenzo Lauro, che coordina le operazioni, la raccolta è ripresa anche a Quarto, in provincia di Napoli, dove i militari avevano cominciato già ieri. Sono 1380 le tonnellate di immondizia raccolte e sversate nella notte a Napoli dai mezzi della SIA, ma ne restano per strada oltre 3000. Una situazione ancora complicata che testimonia l'incapacità di affrontare la situazione dal punto di vista strutturale e che non si riesce ad affrontare in maniera definitiva.